chiederti una cosa. Dov'è Hendrix? Dorme. Lo sto sottoponendo a esami diagnostici. Posso fidarmi di te? Posso fidarmi di te? Ti dirò tutta la verità. Dopo aver scoperto quel progetto segreto, la squadra di Taylor ha minacciato di renderlo pubblico. La CIA non poteva permetterlo, così li ha richiamati per farli tacere. Taylor continua a parlarci anche se non siamo connessi. Com'è possibile? Hendrix, i suoi esami mostrano alcune anomalie. Forse è un errore di calibrazione, ma non posso ignorarlo. Specie dopo i suoi recenti scatti d'ira. Sai di cosa sto parlando? Non gli hai detto del tracciatore che hai messo su Salim? Stiamo per lanciare un assalto con l'esercito egiziano. Possiamo assicurarci che sia tutto a posto? Gli regolo i farmaci a distanza per tenerlo tranquillo. Ma lui non deve assolutamente compromettere la cattura di Taylor. Non succederà, Kane. Lo garantisco. Gli egiziani sono in posizione. Hanno circondato l'edificio. Aspettano il segnale. Merda. Kane! Ha perso il segnale del dottore! Che cazzo significa? Significa che è morto, o che lo sarà presto. Khalil, restate in posizione! Stiamo per atterrare. Occuperemo l'ambasciata. Aspettate il segnale! Reggiti! Manticore controllato da un pilota umano. Ai comandi sembra esserci Saraol. Sai dove sono Taylor e Maretti? O dove si dirigono? Negativo. Allora ci serve Hall per arrivare a Taylor. Non può sfuggirci di nuovo. In movimento. Occhio, Hall si è portata in alto. Energia Manticore al 70%. Lei ci serve per arrivare a Taylor. Fuoco! Il suo mech è al 40%. I suoi scudi non reggeranno a lungo. Non farlo. Ci siamo ridotti a questo. Uccidiamo i nostri perché hanno scoperto una cospirazione interna. Non conosci le conseguenze. Lo so. E mi dispiace. Che succede? Kane! Hendrix! Dopo le recenti riunioni del comitato, alle quali non sono stato invitato,
Si dice che Krieger intenda condurre la prossima fase. Ehi! C'è qualcuno? Solo un concetto della sua prospettiva ha riguardo influenza le mie decisioni riguardo al futuro del progetto. La prego, mi ascolti. Lo scambio di informazioni non è a senso unico. Rimuovendo il fattore umano dal loop diagnostico, non c'è modo di prevedere un tanto a mancata di un nuovo. Non è possibile. Kane, mi senti? Lo vedi anche tu? Dimmi qualcosa. Ti prego. Cosa mi hai fatto? Il progetto segreto. La data è appena prima del disastro. Prima della morte di 300.000 persone. È qui che sono nato. Un istante di agonia. Poi le tenebre. Di chi è quella voce? Tutto è iniziato. Il gas. Durante gli esperimenti un agente chimico è fuoriuscito nell'atmosfera. Sara, questa voce, la riconosci? Sì, ricordo, ma sembra come un sogno. Come se fosse accaduto a qualcun altro. Dimmi tutto quello che ricordi. La CIA ci aveva mandati a controllare un allarme sotto la vecchia struttura qua, Alessens. Pensavamo che fossero gli immortali. La stanza. Libero. Cazzo, delle cavie umane. Wow. Questo infrange qualsiasi regola etica dell'accordo. Non chiedevo altro. Hall, fa rapporto. Andiamo a caccia di mortali. Sapevamo di aver trovato un progetto segreto della CIA sepolto là sotto da un decennio. Un programma che con ogni probabilità era legato al disastro di Singapore. L'ordine era di rientrare alla Black Station per il debrief. Sapete che cosa fare? Controllate l'area mentre scarico tutti i dati sensibili dai server. Andate. Taylor, stai bene? Sì. Qualche fastidio al visore. Ok, ti aiuto a ricalibrare. Sara! Puoi sentirmi? So dove siamo. Questa è Bastogne. L'ho studiata all'Accademia. Nella mia tesi l'ho citata tra i massimi esempi di coraggio ed eroismo di tutta la storia militare. Una battaglia in cui capisci cosa sai fare, chi sei veramente. La sognavo spesso. Se vedrai cosa voglio dire. Complimenti, soldato. Hai preso la pagliuzza più corta. Lancio una granata! Eccoti a Bastogne! Adesso porta il culo al fronte! Com'è possibile? Questa è la seconda guerra mondiale. È un'illusione.
Deve essere. Perché siamo qui, Sara? Non lo sai. Quanta sofferenza. Quanto dolore. Non solo per i soldati nemici. Cosa cazzo è stato? I lupi selvaggi. Prima si sono avventati sui feriti. I più deboli.
poi anche sui più forti. Sara, di chi era quella voce? L'ho già sentita. Hai violato la mia DNI sapendo che mi avrebbe fritto il cervello! Stavi morendo, Sara. Non avevo scelta. Morendo? Devi concentrarti. Prova a ricordare. Cos'è successo alla Black Station? Laggiù c'era un segreto, poteva compromettere lo scenario geopolitico e cancellare l'accordo di Winslow per sempre. Dovevamo immaginare perché ci avevano richiamati alla base e noi eravamo un pericolo, non potevano rischiare. Quando si tratta di nascondere un segreto, certa gente è molto pericolosa. Ci avevano parlato di una semplice diagnostica, ma non era la verità. Volevano ucciderci tutti. Ma quando siamo arrivati, erano già tutti morti. Massacrati da un uomo dei 54 immortali chiamato Jishan. Sapevamo bene che ci avrebbero braccati. Così abbiamo dovuto fare un accordo con gli immortali e andarcene da Singapore. Non è andata così, Sara. Noi abbiamo visto i filmati sui Drive. Voi li avete ammazzati a sangue freddo e dopodiché avete inscenato quel rituale. Voi gli avete negato la reincarnazione. Proprio come Jejong. Perché? Sara, perché siamo qui? Questa battaglia cos'ha di speciale? Perché la sognavi? La conoscevo perfettamente in ogni minimo dettaglio. Sapevo che non sarei stata all'altezza, non ero abbastanza coraggiosa. All'epoca di quella tesi non avevo mai combattuto. Leggendo le testimonianze di quelle atrocità mi chiedevo... Ma farlo e basta. E a volte la sensazione. Questa è la via che devo seguire. Ed è anche... Non ce ne andremo prima di aver riconquistato voi!
tigre, immune a molte munizioni. Sei abbastanza forte da batterlo. Fuori controllo. Dobbiamo fermarlo. La forza bruta. Spesso non resta altro. L'ultima risorsa.
Li abbiamo uccisi. Li abbiamo uccisi a sangue freddo. Mi ricordo, ma... è come se l'avessi rimosso. Sto impazzendo. Sono all'inferno. Sara, ho bisogno di sapere dov'è Taylor. È fuori controllo, dobbiamo fermarlo. Tu non dovresti essere qui. Voglio uscire da qui! Vogliamo entrambi la stessa cosa, trovare Taylor. Dimmi dov'è, Sara. Devi restare con me. Dopo aver scoperto quel progetto, avete cercato Salim. Scambiati i dati di Corvus e della Black Station con gli immortali, i contatti del CDP ci hanno portati in Egitto. Una volta trovato Salim, abbiamo sfruttato l'assalto dell'NRC. Perché era così importante? Il dottore era l'unico a sapere della foresta. Era un'ossessione per tutti noi. Per Taylor solo lì eravamo al sicuro. Poi dove siete andati, Sara? Dove vi siete nascosti? Siamo andati ai vecchi estrattori e lì abbiamo pianificato la cattura di Salim. Gli estrattori? Vuoi dire quelle piattaforme idriche in mezzo al deserto? Scommetto che Taylor e Maretti sono già là. Deve essere così. Kane riuscirà a trovare le coordinate esatte. Sara, cos'è successo quando hai preso Salim? Cos'è accaduto a Kebeche? Che ti ha detto? Dobbiamo saperlo. È inutile, non c'è tempo. Dobbiamo andarcene. Perché mi fate questo? Non ho fatto niente di male. È colpa tua. Hai sempre lavorato al programma sulle DNI della CIA. Taylor, stanno arrivando. Hall, preparati, pensaci tu! Cosa volete da me? Parlami della foresta ghiacciata. La foresta è una sciocchezza. È solo un'immagine che impiantavo nella mente dei pazienti. Serviva soltanto a farli tranquillizzare dopo gli esperimenti. Esperimenti illegali sulle DNI. Dietro una compagnia di facciata hanno perso la vita 300.000 persone. Non è stata colpa mia. Era successo qualcosa al software. Il software che univa e gestiva i flussi cognitivi dei soggetti. Il progetto era sfuggito al controllo. Io non c'entravo. Allora chi? Chi è stato? Il progetto era diretto personalmente da Sebastian Krueger. Un alto dirigente della Coalescence. Dopo il disastro ha spostato tutto nella sede centrale di Zurigo. Grazie. Questa è una simulazione, no? Come in addestramento. Mi stai mettendo alla prova, lo so. Non è una simulazione. È reale. Hai sentito il dottore? La foresta ghiacciata non è reale. Era soltanto un modo per calmare i pazienti, per controllarli. State cercando qualcosa che non esiste. Credo di sapere dove siamo. Che sta succedendo? E quello che cazzo è? Sara, quei mostri vogliono ucciderci!
è vivo. Lasciarla. Andare. Sara, chiunque ci sia dietro quella voce, vuole farci fuori. Chi sei? Che cosa vuoi? L'ultimo picco di attività elettrochimica in un cervello morente. Un guasto alla DNA. Un flusso di ricordi e pensieri. Veri e immaginari. Ci riesco. Voglio che finisca tutto, ma non ce la faccio. Devi farlo. Devi. Concentrati sulla mia voce. Rilassati. Ti trovi in una foresta ghiacciata. Sono agli estrattori. Stai bene? Kane. L'interfaccia era saltata. Era come se mi trovassi all'interno degli incubi di Hall. E non solo. C'era qualcosa nella sua mente. Qualcosa nato a Corvus prima dell'incidente. Ha fatto di tutto per provare a ostacolarmi. Manipola Taylor e gli altri. Hanno ucciso lo staff della Black Station senza rendersene conto. È sempre più intelligente. Dobbiamo parlare.